Bella raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete potuto notare dal titolo, andremo a togliere il DB Killer che c'è dentro lo scarico originale per sentire un po' le differenze, i suoni, eccetera. Qua c'è una specie di forchettina che tiene dentro il DB Killer, quindi proviamo ad andare a toglierlo. Lo sfiliamo, sentiamo le differenze di sound. Questo scarico verrà cambiato in futuro, però costa molto, quindi aspetto un po', metto via un po' di soldi e poi lo prendo. E niente, cominciamo. Mi scuso intanto per le luci perché non c'è una luce buonissima, però non ho ancora i softbox, quindi quando li prenderò avrete una luce migliore. Raga, ora vado a farvi sentire come suona da originale. Ok raga, non so se riuscite a vederlo, qua c'è questa specie di forchettina come vi spiegavo, che ora proviamo ad andare a togliere, vediamo se si riesce in qualche modo. Ok, vediamo se riesco a mettere a fuoco. Non mette a fuoco, bastardo. Va bene, raga, questo comunque era la forchettina. Dai, che ha messo a fuoco. Ok, questa è la forchettina. Ora togliamo questo, il DB Killer, in poche parole. Ora andiamo un attimo a valutare perché. Ok raga, dovrebbe essere uscito. Eccolo qua il bastardo. Questo qui è il nostro defunto, il metafuoco. Abbiamo messo a fuoco. Ok, questo è il nostro bel DB Killer e ora andiamo a sentire il suono. Sentiamo la differenza di sound. Raga, non so se riesci a sentire la differenza. Ok raga, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Il DB Killer l'abbiamo tolto, abbiamo sentito che comunque la differenza non è esorbitante perché comunque è sempre originale, però fa già un po' più rumore. Spero il video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram, link in descrizione.